La situazione non sta ferma in attesa, la situazione se non ha misure che la contrastano peggiora progressivamente. Non sappiamo il nostro avvenire, il nostro futuro, perché o ci paghiamo gli anni che mancano, e sono tanti i soldi, si parla di 60-70 mila euro, o altrimenti ci troviamo in mezzo a una strada. I problemi di oggi sono il lavoro, disoccupazione giovanile, precariato, e proprio oggi siamo a manifestare per dire al governo che adesso c'è il bisogno del fare, non più del parlare. La gente ha bisogno di sapere cosa deve fare il prossimo anno, ma il prossimo futuro, ma i prossimi giorni. E soprattutto i giovani hanno bisogno di capire il futuro, che futuro sarà.